Ben trovati a tutti, abbiamo ascoltato questa bellissima e intensa intervista, Leonardo, che hai appunto da poco concluso con il tuo ospite e ci ha portato in un luogo che davvero merita attenzione, soprattutto in questo momento storico. Noi siamo tornati insieme in diretta con il nostro Just Today. Chiedo alla regia se possiamo già collegarci con Nicola Morcavallo prima di andare in chiesetta per pregare insieme con le lodi mattutine per le prime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. A te Nicola e buongiorno. Buongiorno a te Paola. In effetti vogliamo aprire questa pagina dedicata all'informazione in linea con quanto abbiamo ascoltato anche dalle riflessioni poc'anzi relative alla Terra Santa, perché in Medio Oriente questa notte ancora attacchi militari, ancora morti. Infatti Israele questa notte sulla città siriana settentrionale di Aleppo ha avviato una serie di attacchi che hanno causato la morte di 38 persone. Leggiamo sull'ANSA, tra cui 5 membri del gruppo armato libanese Hezbollah, lo affermano fonti della sicurezza locale. Il Ministero della Difesa siriano afferma che diversi civili e militari sono stati uccisi in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano e di un gruppo militante nella città settentrionale di Aleppo. Dunque, venti di guerra che spirano sempre più forti e che vedono l'impegno per la pace preminente sotto tutti i punti di vista. E infatti, se ci spostiamo ora sul SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, possiamo leggere un intervento che ci fa riflettere, quello del Cardinal Zuppi: dove c'è la guerra deve risorgere l'uomo e l'umanità con la pace, dove c'è la divisione deve risorgere la relazione con il perdono, con l'incontro, con il dialogo. Scegliamo questa luce, viviamo di questa luce. Così appunto il Cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, nel messaggio alla comunità diocesana per le festività pasquali. Nell'occasione il porporato ha rivolto auguri di tanta luce. Pasqua, spiega l'arcivescovo, è la luce che vince le tenebre. Noi stiamo sperimentando delle tenebre profondissime. Forse ammonisce e ce ne dimentichiamo. Abbiamo vissuto con tante luci artificiali, finte, che pensavamo di poter accendere e spegnere a piacimento. Un'importante riflessione è quella del Cardinal Zuppi, sulla quale ovviamente torneremo nel corso di queste giornate in cui purtroppo, come dicevamo, la guerra continua ad essere presente nella nostra vita. Grazie Nicola, ti ritroveremo più tardi per altre notizie. E dunque la giornata di oggi ci porta davvero con il cuore alla Terra Santa, lo abbiamo ascoltato anche dalle parole di Fra Sergio, le notizie poi che ci ha appena dato Nicola, insomma non sono delle migliori, davvero c'è bisogno di tanta preghiera in questa giornata così intensa, così caratterizzata anche dal silenzio, dunque per la Terra Santa, ma anche per tutti i conflitti che sono in giro per il mondo. E allora vogliamo partire con il primo momento di preghiera dal santuario di Padre Pio, dalla chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, che già ieri sera, insomma, ha voluto in qualche maniera essere un cenacolo, ripercorrendo quello che è stato poi il cenacolo di 2000 anni fa, dove si è tenuta l'ultima cena, perché si è tenuta l'ora santa comunitaria, come è successo un po' in tutte le chiese del mondo, questa ora di adorazione che accompagna appunto che accompagna il Giovedì Santo. Chiederei alla regia se siamo pronti con la diretta delle lodi mattutine, questo primo momento di giornata che sarà presieduto da Fra Antonio Gabrielli. Vediamo i frati che sono già sistemati nella chiesa antica e tante persone, insomma, che attendono la preghiera. Allora io direi, Paola, di Sì. lasciare lo spazio a questo momento e noi ci rivediamo subito dopo.
O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dal tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre, al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con isopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni, nello sdegno ricordati di avere clemenza. Dio viene da te, ma il santo dal monte Para, la sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, la si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti. Cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque, annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. Questa frase appena ascoltata, per dare un'interpretazione, ci rimanda all'inizio del rapporto fra l'uomo e Dio, cioè alla creazione, quando l'uomo viene creato ad immagine e somiglianza di Dio. E questa nella creazione è un'identità che viene data all'uomo, questa somiglianza da vivere, da realizzare e da esprimere. Purtroppo accade che l'uomo rifiuta la somiglianza con Dio, non riesce e quindi si allenta la comunione con Dio e di conseguenza la storia umana, invece di essere una storia di comunione fra Dio, il creato e l'uomo, si apre alla prevaricazione, alla emarginazione e si chiude alla solidarietà. Però dinanzi a questa situazione, usando un po' un'espressione così, Dio non resta con le mani in mano, ma è Dio stesso che per ricondurre l'uomo alla comunione con sé si fa somigliante all'uomo, assumendo in Cristo crocifisso la condizione umana, l'aspetto d'uomo, il volto dell'uomo. Ma non si tratta di un volto d'uomo ideale, ma proprio dell'uomo sfigurato. In Cristo crocifisso Dio si immedesima nella condizione dell'uomo a tal punto da assumere l'aspetto degli uomini e donne segnati dal peccato e dal male commesso e dalle conseguenze di tutto questo, cioè la solitudine, l'emarginazione, il rifiuto, il fallimento. Cristo si è reso così solidale con tutti, nessuno escluso da questa somiglianza con il crocifisso. Nessuno può essere privato di questa solidarietà. E allora questo ci rimanda al fatto che quando incontriamo persone che non meritano il perdono, che ci fanno paura, ricordiamoci che Cristo ha assunto proprio il loro volto. E la mente può andare a tutte quelle categorie di persone emarginate per i loro sbagli o magari emarginate perché danno fastidio, ci appesantiscono. Però vorrei porre l'accento su un qualcosa che ci riguarda molto nel quotidiano. Perché Cristo, vorrei ricordare,
ha il volto proprio di quei fratelli e sorelle che non vogliamo vedere perché ci hanno fatto un torto, ci hanno deluso o ci hanno magari rovinato la vita nel contesto familiare, ecclesiale e anche religioso. Quando diciamo a quello non lo saluto più, quello non merita più la mia fiducia per il male che ha fatto, stiamo facendo così come quei soldati che sputano in faccia a Cristo. Gli stiamo dicendo che il torto, la ferita o la delusione da noi subita è più grande del suo sacrificio, del suo immedesimarsi proprio nel volto deturpato dal male di quel fratello o sorella. E non vediamo neanche che è proprio il nostro volto ad essere deturpato dal rancore o dalla delusione. Ma oggi è il giorno in cui Cristo ci dice: dammi il tuo rancore. A partire proprio da oggi, noi qui che stiamo celebrando, dobbiamo accogliere per primi Cristo che si medesima in noi, che assume il nostro aspetto per vivere noi questa somiglianza, questa solidarietà con gli altri fratelli e sorelle attraverso di Lui. Dobbiamo accettare di immergerci in questa comunione solidale. Non basta piangere le sofferenze di Cristo. È urgente convertirci al fatto che oggi Lui dice ad ognuno di noi di dargli tutto ciò che ci impedisce di essere solidali, che ci appesantisce il cuore. Cristo crocifisso è qui proprio per farsi sfigurare dal nostro male, dal nostro rancore, dal nostro risentimento, delusione e dalla nostra sfiducia nell'altro. Quando pregheremo oggi dinanzi al crocifisso, proviamo a sostituire al volto che in quel crocifisso l'artista di turno ha realizzato, proviamo a sostituire il volto delle persone che ci hanno fatto del male, che ci hanno fatto soffrire. Ed ecco perché, per concludere, riprendendo anche la frase di San Pio, sotto la croce si impara ad amare. Impariamo ad amare Dio riconoscendo il suo infinito amore. Impariamo ad amare l'altro per cui Cristo ha vissuto fino in fondo la sua passione. E impariamo ad amare noi stessi, perché impariamo a vedere la nostra storia non come un inevitabile insieme di fallimenti e sbagli e malvagità, ma come una vita amata da Dio che ci offre oggi il momento per ricominciare. E se non ne approfitteremo, continuerà a farlo, continuerà a inseguirci. Dio sempre ci insegue per chiederci di fidarci di Lui, perché ci ama fino alla fine. Cristo per noi si è offerto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Sopra la tua testa era scritta l'accusa: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici
e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sopra la tua testa era scritta l'accusa: Gesù Nazareno, Re dei Giudei. Gloria e benedizione a Cristo nostro Redentore, che patì e morì per noi e fu sepolto per risorgere a vita immortale. A Lui, con profondo amore, innalziamo la nostra preghiera. Abbi pietà di noi, Signore. Divino Maestro, che Ti sei fatto per noi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, insegnaci a obbedire sempre alla volontà del Padre. Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la morte e l'inferno, donaci di comunicare alla Tua morte per condividere la Tua risurrezione. Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato come un verme, salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli, fa che ci amiamo come Tu ci hai amato. Redentore nostro, che hai teso le braccia sulla croce per stringere a Te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore, raccogli nel Tuo regno tutti i figli di Dio dispersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Per chi vuole, nella mattinata alle 11:30 sul Monte Castellano, nella Via Crucis Monumentale,
ci sarà una Via Crucis, ecco, presieduta da Padre Rinaldo. Avanzare degli anni cominciano a farsi sentire i primi dolori.